Buona domenica, benvenuti. Allora, cominciamo con questa immagine. Chi vedete in questa immagine? Leone e l'agnello. Io spero e penso che questo sia un fotomontaggio, perché quel povero agnellino non credo che avrebbe fatto una bella fine lì davanti a questo bel leone maestoso, non credo proprio. In queste due foto ci sono questi animali così diversi fra loro, no? Possiamo dire che in comune c'hanno solo le quattro zampe e basta. Se pensate al leone, che caratteristiche ha un leone? Com'è? Vai lui. Grande. Sì, è grande. Feroce. Se lo fai arrabbiare, se no non serve. Che sei veloce. Velocissimo. Sì, bravo. L'agnello, quali sono le caratteristiche dell'agnello? Com'è un agnello? Come ve lo immaginate? Dolce, è indifeso, è piccolo rispetto al leone, è tenero, soprattutto con le patate, se lo cuoci bene, piano piano, fuoco lento, eh già, è proprio così. Beh, per lui poi un agnellino sarebbe poco, lui più che altro ci vorrebbe una gazzella intera. Diciamo che sono in due ambienti proprio diversi, vivono, però chi lo sa. Sarebbe bello però pensare che questa foto è reale. Sì. La nostra Bibbia parla di questi due animali, vero? Gio, ci dai la prossima. Un giovane leone è Giuda. Dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi oserà farlo alzare? Non sarà tolto lo scelto da Giuda, né il bastone del comando fra i suoi piedi, finché non verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Questa è Genesi. Qui è Giobbe che parla a Israele. Sta benedicendo i suoi 12 figli, che sono le 12 tribù che poi conosciamo nella Bibbia, vengono nominate più volte, e questa è la parte in cui benedice Giuda. Gli dice: sei un leone, sei un leone che si stabile, nessuno potrà smuoverlo. Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando. Chi è che ha lo scettro? Chi lo tiene lo scettro? Mosè. Sì, ha un bel bastone, Mosè potente. Ma chi lo tiene? Sono i re tengono gli scettri. Nessuno più toglierà lo scettro a Giuda, perché da Davide in poi tutti i re che sono stati i re ufficiali che ci ha avuto Israele sono discesi tutti dalla tribù di Giuda. Questo di cui parla Genesi poi si è riscontrato nei secoli a venire. È vero, nessuno più ha potuto togliere lo scettro a Giuda, fin quando poi arriverà colui al quale esso, al cui appartiene veramente lo scettro e l'obbedienza. Fin quando poi non arriverà Gesù. Noi sappiamo che Gesù è discendente di Davide e di Giuda. Quindi immaginiamoci questo leone, fiero, no? Pensate avere un leone, pensate essere nella foresta, e il leone è il nostro re, siamo al sicuro, è fiero, è potente, è coraggioso, tutti lo temono, possiamo stare tranquilli, vero? Questo è il nostro Gesù, un leone, un re che ci protegge. Però se andiamo avanti a leggere, maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Isaia 53,7. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza né difetto né macchia. Primo Pietro 1, dal 18 al 19. Che è successo? Che gli è successo al leone? Immaginatevi un leone possente che si fa catturare, fermo, silenzioso, si fa legare, si fa frustare, si fa uccidere senza muoversi. Lo immaginate un leone che fa così? No,
Qui abbiamo l'agnello invece. Quanto sono diverse queste due figure? Vi immaginate l'agnello che va a dominare nella savana? Che tutti lo rispettano, quando passa lui tutti tremano. Guai, ha parlato l'agnello. No, sono diversissimi. Mamma. Mi ha incuriosito tanto questa cosa. Fa niente. Mi ha incuriosito tanto questa cosa. Parliamo sempre di Gesù come leone e agnello, ma non m'ero, almeno io non m'ero mai soffermata su queste due caratteristiche. Come può una persona essere descritta allo stesso modo agnello e leone? Com'è possibile? Come fa un leone a diventare agnello e un agnello a diventare leone? E allora dobbiamo fare un salto da Genesi, passare ad Apocalisse. Lì ci viene spiegato perché. Immaginiamoci Giovanni. Viene in un'isola del mare Egeo che sta portando la parola, viene rapito da uno spirito del Signore, si trova davanti un trono che sta nel cielo. Immaginatevi che scena. Su questo trono c'è Dio. Intorno 24 troni dove sono seduti gli anziani. Davanti a lui un mare di vetro come cristallo davanti a questo trono. E Giovanni lì piccolo, intimorito, io me lo immagino, che ansia, che scena. E poi dopo quattro creature con occhi avanti, dietro, un libro nella destra della mano di Dio, dove è scritto dentro e fuori, con 7 sigilli, una scena che neanche Hollywood avrebbe saputo disegnare, spiegare meglio e immaginare meglio. E questi anziani e queste creature che lodano il Signore, che si inchinano con le voci, lo lodano, lo innalzano. E poi si cerca qualcuno che debba aprire questo libro, perché questo libro non lo può aprire nessuno, neanche si può guardare, soltanto chi è senza macchia, senza peccato. E allora che succede? Vai Gio. Giovanni scoppia a piangere, perché nessuno può aprire questo libro. C'è tutta questa scena, tutta questa grande adorazione, e poi questo libro, non si trova nessuno. Giovanni è disperato. Piange, ma uno degli anziani mi disse, dice Giovanni in Apocalisse, non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Immaginatevi Giovanni, come si è rincuorato. Meno male, hanno trovato qualcuno, il leone. Sì, io penso, si sarà girato, no, con la testa, il leone. Dov'è sto leone che arriva? Intanto i 24 anziani che lodavano il Signore, le creature, gli anziani che si inginocchiavano, Giovanni che guardava questo leone, e poi il leone è arrivato, arriva il leone. Leggiamo il versetto successivo. Gio. Poi vidi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. E gli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Apocalisse 5, 6, 10. È arrivato il leone? Chi è arrivato? È arrivato un agnello. Ma gli anziani gli hanno detto che sarebbe arrivato un leone potente. Solo lui poteva avere i sigilli. Invece non è arrivato un agnello. E questo agnello com'era? Candido, pulito, fresco, appena pettinato, con tutti i ricciolini di lana. No. Aveva i segni della morte e della sofferenza. Però era vivo, sì, era morto, sì, ha sofferto, sì, ma era vivo. Io trovo che questo, la Bibbia ha tanti passi meravigliosi, ma credo che questo è quello che, uno di quei passi dove veramente ti fa dire, caspita, che Dio che c'ho, come si fa a non credere in un Dio così?
lo sapete perché il leone è il leone, agnello è agnello? Che in realtà il leone è l'agnello e l'agnello è il leone. Il leone si è conquistato il titolo di re perché si è abbassato ad essere un agnello, perché si è spogliato di tutta la sua maestosità, del suo potere e della sua forza. Noi che a volte ci innalziamo perché chissà crediamo che ci crediamo di essere, lui si è spogliato e come un agnello mite, mansueto e indifeso si è fatto immolare, si è fatto uccidere per noi. Perciò Dio è leone e agnello, è primo e è ultimo, è sangue intenso, rosso, ma che lava, pulisce e sbianca. Dio è morte, ma è una morte che salva e dà la vita. Se non è perfezione questa, è perfetto, è il tutto in tutto. È l'alfa e l'omega. In Dio c'è tutto, possiamo trovare qualsiasi caratteristica. E però mo viene il bello. Gio. E noi? Vi ricordate in Efesini 5:1? Lo diciamo spesso questo versetto. Siate imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati. E noi mo? Che facciamo? Come ci posizioniamo in questa storia? Come possiamo essere leone e agnello in questa società? Se siamo nati in questo periodo e in questa società è perché noi qui dobbiamo essere leone e agnello. Qui potremmo parlare giorni, giorni, ore, ore. Ci sono milioni di ci sono tantissimi versetti nella Bibbia che ci dicono come possiamo essere leone e agnelli. Ne parleremo nel dettaglio un'altra volta. Però adesso è giusto che ci riflettiamo qualche minuto, perché così possiamo mettere in pratica subito, da subito, da quando usciamo da qui, quello che abbiamo imparato oggi sul nostro Signore. Gio. Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Matteo 10:16, non mi ero mai accorta quanti animali vengono citati nella Bibbia. Andate dunque, fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo 28:19. Non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Qui è Gesù che parla. Giovanni 17:15-16. Vi mando, andate, non è un ragazzi se vi va, fate quattro chiacchiere con la gente, andate, no, andate, vi mando. Il Signore qui dice, Gesù dice, non toglierli dal mondo, ma aiutali, perché il maligno vi attaccherà. Quello che diceva Speranza, più cerchiamo di farci forza e più ci succede di tutto, il maligno ci attaccherà, ma chi ci abbiamo? Ci abbiamo Gesù che sta pregando per noi. E ha cominciato da tempo e tempo. È così che dobbiamo essere pecore e agnelli. Dobbiamo stare nel mondo. Dobbiamo stare in mezzo alla gente. Sarebbe meglio di persona, no? Anche magari facendo due chiacchiere con la cassiera che ci sta passando il conto, oppure con chi è prima di noi nella fila al supermercato, o magari andiamo al banco dei surgelati, c'è qualcuno e ci scambiamo una parola, i nostri amici, i nostri parenti, i nostri colleghi. Certo, adesso ci sono anche i social, perché no? Magari si può parlare con la gente anche attraverso i social, ma stare nel mondo, mischiarsi con il mondo, bisogna essere leoni per farlo, mettersi in gioco, amare gli altri. Bisogna essere coraggiosi per farlo,
Perché spesso sappiamo che diamo il nostro amore agli altri, che diamo la nostra disponibilità, la maggior parte delle volte non ci viene dato niente in cambio, no? Quante volte siamo stati delusi e feriti da qualcuno? E ti viene da dire, io non faccio più niente per nessuno. È lì che dobbiamo essere leoni ruggenti, con coraggio. E continuare a mischiarci, a darci agli altri. Però come agnelli, umili, pronti ad ascoltare. Spesso le persone hanno solo bisogno di raccontarsi, perché abbiamo mille modi per comunicare, no? WhatsApp, Facebook, Instagram, adesso i più giovanotti hanno TikTok, si può comunicare in mille modi, abbiamo Skype, abbiamo Google Meet, in tutti i modi possiamo parlare, ma siamo sempre, la maggior parte della gente è sola, non parla con nessuno. Quindi siamo umili, ascoltiamo gli altri, confortiamo, diamo sempre una parola positiva. Lasciamo il posto, magari, il nostro posto, se serve a qualcun altro, e a noi, poi noi possiamo farne a meno, magari in una fila o in su una sedia. Cerchiamo di non avercela sempre vinta, a volte lasciamo anche correre, lì, immoliamoci per gli altri, immoliamoci per gli altri, per amore di Gesù, perché Lui l'ha fatto per noi. Gio, dacci l'ultima. Riassumendo, andiamo nel mondo, siamo con gli altri. Troviamo sempre l'occasione per poter parlare con gli altri, per poterci mettere a disposizione. Come coraggiosi leoni portiamo la parola del Signore, anche quando sappiamo già che ci snobberanno, non ci staranno a sentire. Non è quello, a noi non ci deve interessare, ma facciamolo. E spogliamoci come agnelli, sacrificando noi stessi per gli altri.